Il 10 sulle spalle, trequartista di mestiere, una maglia, un ruolo, un sogno per qualsiasi bambino che comincia a dare calci ad un pallone. Fantasia e poesia al servizio della squadra, ruolo che nel calcio moderno sembra estinguersi sempre di più, delegato ai grandi del passato che appendono le scarpette al chiodo. Baggio del Piero Totti, gli ultimi baluardi del 10 sulle spalle, ultimi idoli dei bambini amanti della fantasia. Un 10 in trasformazione che spesso diventa 22, magari 27, oppure arretra la sua posizione disegnando parabole da metà campo. Il Palermo ha il suo numero 10 e forse lo ha trovato nel momento migliore. Davide Di Gennaro, una candela accesa nell'oscurità per Rino Gattuso, quella classe che serviva all'ex numero 8 rossonero per scacciare via i fantasmi. E proprio in rossonero il tecnico calabrese si accorse delle qualità di un giovane Di Gennaro, una vita passata tra le giovanili del Milan sbirciando tra la classe di Bob, Rui Costa, Seedorf e Kakà, uno che il 10 non lo ha sulle spalle ma nel sangue. E se i milanisti a detta di Gattuso non dovranno aspettarsi il Kakà del 2007, i tifosi rosanero invece si aspettano che Di Gennaro riesca a ricordar loro le gesta dei giocatori forse più amati, da Zauli a Cappioli, gli eroi con il 10 sulle spalle delle ultime due promozioni, a Pastore, il regista offensivo che forse il Palermo può aver ritrovato proprio in Di Gennaro. Il 10 di Miccoli acquistato all'asta lottando con Lafferty, un pennellone a cui non potevo lasciare questo numero, da 10 a 10, da un fantasista all'altro, una luce che può illuminare il cammino del Palermo con pennellate di classe e la voglia di consacrarsi. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato.